È da poco terminato l'allenamento, mancano 3 giorni alla sfida contro il Napoli e siamo in compagnia di Gigi che è a disposizione delle domande inviate dai giornalisti. Coffi, iniziamo dalla prima. Avete avuto 2 settimane senza gare per lavorare col nuovo mister. Abbiamo fatto due settimane un po' più forti con molta intensità e penso che abbiamo bisogno di questo per fare una partita di 90 minuti pieno. E per quello che avevo qualche infortunati, ho fatto un po' più di riposo per cercare di essere tutti pronti per la gara di Napoli. Prossimo avversario è il Napoli, gara difficile, ma siete in una situazione di classifica delicata, dunque bisognerà far di tutto per ottenere un risultato positivo. Sì, certo. Napoli è una bella squadra, ma noi siamo ultimi, quindi dobbiamo fare tutto per fare risultato, portare il risultato alla casa, ritornare alla casa con i punti e spero che siamo pronti per fare una partita forte. Noi dobbiamo avere paura di loro perché penso che abbiamo le qualità. E loro sono dei uomini come noi, quindi dobbiamo fare quello che possiamo fare. La difesa continua a essere l'anello debole a causa dei tanti gol subiti. Nelle prossime 10 partite dovrete cercare di invertire la rotta per conquistare qualche successo esterno e continuare a credere nella salvezza. Sì, certo, abbiamo 10 partite e sono 10 partite molto importanti, inizia di Napoli, ma abbiamo preso tanti gol. Quindi io a me che sono difensore mi fa incazzare un po', quindi io voglio che sulle ultime partite che prendiamo meno gol, no gol, per vincere, perché se non prendiamo gol possiamo vincere, se prendo gol è più difficile. Quindi spero che facciamo bene molto tutta la squadra per Napoli le ultime 10 partite. Come ti trovi nella città di Crotone, in questo gruppo? Con il gruppo mi sento bene, abbiamo una bella squadra, uomini buoni, quindi mi sento bene. E la città c'è il sole, quindi fa da piacere e mi sento bene. È la prima volta che affronti il Napoli allo stadio Maradona e sulla tua fascia, se giocherai, aggira il numero 10 della nazionale italiana Insigne. Come stai preparando questa partita? Come tutti, lui è un calciatore forte, quindi abbiamo bisogno di fare una bella partita, con intenzione e concentrazione, scusi. Per chiudere, hai giocato contro dei campioni di fama mondiale sia in Ligue 1 che in Serie A. Chi è stato il più difficile da marcare? Ci sono tanto che sono forti anche in Francia. Quindi ho giocato contro tanti calciatori forti e quello è per me è un piacere. Solo che devo fare come quello che sono forti e quello che sono di meno, devo fare una partita bella, solo questo.